uno fece, vuole mettere i suoi risparmi al sicuro, diciamo che insomma di modi ce ne sono anche altri, Siffredo Ranucci. Questa roba qui, secondo lei, cosa gli sembra? Vabbè, sono scarti del caffè, no? No. Pare, sembrano, ma non è così. In realtà è oro puro. La magia dell'oro resiste da oltre 3.000 anni. Al di là del fatto che può essere piacevole indossarlo, è prezioso perché non può essere prodotto artificialmente. Poi può essere scambiato in qualsiasi momento e con qualunque moneta. È prezioso soprattutto perché è riuscito a passare indenne tutte le crisi economiche internazionali, senza perdere il suo potere d'acquisto. Bene comune che può essere questo della macchina, no? Esattamente, la prima macchina del popolo, si può dire. Ford, 1927, si acquistava con $285. Bravissimo, che equivalevano al prezzo dell'epoca a 14 once di oro. E abbiamo detto, portiamo le giorni nostri. In questo caso verrebbe 14 once d'oro, $23.000. E questo ci fa capire che in realtà con la stessa quantità di oro avremmo comprato lo stesso paniere di beni a distanza di 100 anni circa. Se avessi tenuto a paragone i $285 nell'altra mano, avrei comprato un ottimo frullatore, perché questo è... Nel nostro paese c'è stata una piccola rivoluzione nel 2000, quando è stato abolito il monopolio di Stato. Da allora chiunque può comprare o vendere oro senza pagare IVA. Però non è stato pubblicizzato, quindi la maggior parte degli italiani non sa che può acquistare, detenere e vendere oro da investimento. Ecco, il fatto di poter vendere o acquistare oro senza pagare IVA, cioè, ma io la trovo una cosa incredibile. Cioè, uno Stato che è sempre alla ricerca di denaro, qual è lo spirito di questa legge? Beh, è la trasparenza. Della trasparenza che gira intorno a questo mondo parleremo dopo. Sta di fatto che mentre fino al 2006 le banche hanno venduto oro, con l'inizio della crisi economico-finanziaria c'è stata una corsa per riacquistarlo. E le banche centrali, per puntellare i propri bilanci, si sono prefissate l'obiettivo di avere in faccia almeno il 20% di oro. Chi è che sta comprando? Ecco, Cina, principalmente Russia? Cina, India e anche altri paesi emergenti. L'Italia no, però. L'Italia, diciamo, come riserve è messa bene perché è al terzo posto a livello mondiale, mentre la Cina, per arrivare a questo 20%, deve comprare ancora 30.000 tonnellate di oro, considerando che nel mondo attualmente l'oro conosciuto è stimato per 50.000 tonnellate. Vuol dire che non ce ne sarà per tutti, e se lo dicono quelli della seconda raffineria italiana, insomma, noi ci crediamo.